La grande lirica torna alla Reggia di Caserta. Per il terzo anno consecutivo, le notti della Reggia Vanvitelliana si riempiranno delle note di Beethoven e dei grandi della lirica internazionale. Sarà la nona sinfonia, diretta da Juraj Valcua, ad aprire infatti la rassegna di grande musica Un'estate da Re, che inaugurerà il 27 giugno per concludersi il 7 agosto. Concerto di chiusura affidato al tenore Jonas Kaufmann, organizzato dalla Società per i Beni Culturali SCABEC, la terza edizione si svolgerà, oltre che alla Reggia, al Belvedere di San Leucio. Direttore artistico dell'evento, Antonio Marzullo, intervenuto alla conferenza di presentazione. Abbiamo fatto un programma, secondo me, completo di tutte le arti nell'aspetto musicale, coreutico. Dal concerto da camera alla grande opera lirica, che prevede un po' accattivante per tutto il pubblico, anche un pubblico diverso da quello che ama il concerto. Con il presidente di SCABEC, Antonio Bottiglieri, la soprintendente del Teatro San Carlo, Rosanna Purchi, e il sindaco di Caserta, Carlo Marino, è intervenuto anche il direttore della Reggia, Mauro Felicori. Ma diciamo che la Reggia è in un momento di grandissimo splendore, c'è voglia di Reggia in tutta Italia. Adesso abbiamo, grazie alla Regione, una ragione in più da offrire agli italiani e non solo agli italiani per venire da noi. Spettacoli di grande qualità in un contenitore straordinario. L'evento, che coinvolge le orchestre del Teatro San Carlo di Napoli e del Verdi di Salerno, vede la luce per il terzo anno consecutivo grazie al Ministero dei Beni Culturali e alla Regione Campania. È uno sforzo enorme che fa la Regione, ma abbiamo ritenuto farlo per valorizzare l'area casertana, per valorizzare dei beni monumentali unici al mondo, come è la Reggia di Caserta. Abbiamo avuto 2 anni straordinari, abbiamo avuto presenze importanti da Pappano a Morricone, a Daniel Oren, abbiamo portato la lirica, l'opera classica nella Reggia e anche quest'anno avremo un programma splendido.